a me stesso che sarei riuscito degnamente di ricordare questa figura straordinaria che ha avuto Trieste e che è stata Anita Pittori, una grandissima artista sotto tutti gli aspetti, anche lei bastonata terribilmente da questa città, morta sola, abbandonata da tutti in un ospedale 2 anni fa. Ora, per ricordare questa grande poetessa nostra, io ho chiesto la collaborazione. Giorgio Cris. Ecco. Giorgio Cris è un cantautore che ha girato il mondo, portando in giro per il mondo la voce di Trieste attraverso le sue canzoni triestine, attraverso la musica che compone lui. E questa bellissima canzone che poi sentirete, che ha musicato, si è ispirato proprio dalle poesie, alle poesie dell'Anita Pittori, e che adesso insieme faremo, è una cosa che gli è venuta così di getto e che io la trovo veramente molto bella. Allora, un applauso. Prima di passare a questo vorrei leggere una lettera che Anita Pittori mi scrisse a Firenze nel 1964. Caro Claudio, eccomi con lei finalmente, ma lei non può neanche lontanamente immaginare quale sia stato il mio lavoro, 15 ore al giorno, e con quale buona memoria io l'abbia ricordato e seguito i suoi successi. Tra l'altro eravamo insieme sul piccolo del 4 marzo. Quanto lei fa per me, per lo Zibaldone, per Trieste, mi riempie di commozione e mi conforta. Bravo, mio caro giovane amico, e solo i giovani mi danno conforto e soddisfazione, gli altri mi invidiano e sono sempre. E per ringraziarlo bene le mando un regaletto, la poesia che ho scritto in questi giorni, Trieste 1964, a casa mia. Chissà che bella sarà questa mia poesietta detta da lei. La divulghi nei salotti fiorentini, dove la prego di leggere qualche ricordo istriano di Stuparic. Spero avrà con sé la collana dello Zibaldone. E avverta che sta uscendo la nuova edizione dei ricordi istriani aumentata di 100 pagine, a cura mia. Per la cara direttrice, poi qui mi scrive di una donna che io le avevo fatto fare un articolo negli Stati Uniti. Vedo con piacere che lei ha fatto molti progressi nello scrivere, non perché abbia bisogno del libro di sintassi, ma proprio per una maggiore maturità, per l'essenzialità e la chiarezza del pensiero. A questo punto voglio ricordare che quando la prima volta andai come poeta da Anita Pittori a presentare le mie poesie, la mi detto, beh, cosa vuoi fare questa roba? Butta via, però scrivi di nuovo, Senta questa, stavo parlando di lei al telefono per il povero Mario Nordio ammalato di asma quando è capitato quel forte terremoto che mi faceva ballare all'angolo del telefono, e per fortuna che c'era Nordio che mi consolava. La stia buona, la mia lampada non si muove ancora, ma qui tutto scricchiolava, la scossa è durata lungo, evviva Giombi, si vede che l'Eterno mi ha fatto un segno perché parlavo finalmente di lei, credo un segno di soddisfazione e di plauso. Qui oltre al lavoro ho avuto lotte crudeli, e non lo dico di invidia come si è, e non le dico l'invidia come si è accesa dopo l'articolo su di me con la mia foto sul Corriere della Sera, pagina letteraria della domenica, 22 marzo. E ancora ricevo lettere, molte da sconosciuti e da tutte le parti del mondo, oltre che dall'Italia, Inghilterra, Francia, Austria, Germania, eccetera. Sono riuscita a fare una manifestazione in onore di Gianni Stuparic. Ha parlato Alfonso Gatto al Circolo della Marina Mercantile, sala gremita, discorso splendido. Rabbie del Circolo della Cultura delle Arti e scambio di lettere. Lei ha ricevuto l'invito, io gliel'ho mandato. E ora la saluto, mio caro, e la ringrazio. Mi scriva, lei non immagina quanto è la mia posta arretrata e urgente. E mi dica della mia poesia, se le piace e perché. E io a questo punto voglio leggere questa poesia che è inedita e che Anita Pittori allora mi ha mandato, che io non l'ho capita allora, ma che l'ho capita soltanto adesso e che prevedeva quello che è successo a Trieste. Trieste 1964. I miei non vengono più a casa mia, sono tutti morti. Neanche loro vengono più a casa mia, sono morti. Nessuno viene più a casa mia, e proprio anche lui è morto. Non sento più i giri della chiave e aprirsi festosa la porta di casa mia. Non suona più festoso il campanello che mi chiama per la passeggiata. Al mare vado sola e guardo. La collina è sempre là, con le sue case che ridono nell'aria di campagna, e sopra il mare il cielo, e la città, lungo le rive aperte al mare con le sue case ingenue e ottocentesche,
e le sue strade ombrose, fresche di storia, e la città vecchia che s'arrampica antica, stretta sul colle delle memorie aperte ai venti, con la cattedrale e le verdi rimembranze dei caduti. La mia città, ignara del canto dei poeti, ancora dolcemente commerciale, sogna traffici e aspetta l'arrivo delle grandi navi. Le navi più non vengono nel porto, più non rifischiano festose le sirene, nell'aria ancora odor di merci, di cavalli e genti varie dell'Oriente, del Sud, del Nord, e brusio di lingue e gesti antichi di mercadanti. Trieste, con la sua avventura, bella di bellezze naturali, viva nella sua morte con i suoi morti nel cuore dei poeti. Ben a ti, me fa ben a me. Guarda, te me tiene la scarsella tutta mi granda come che so, e non te peso. Cosa te vuol di più? E se ogni tanto te volerà tornar con me per mezza ora, te farò le accoglienze straordinarie come la prima volta. Mi non me stanco aspettando, con cuor grando così. Mezza ora con me, mezza ora con te. Che bello. Mi. E me chiamava Pianzotta anche de piccia. Pianzevo sempre, frignavo ore, volevi coccolessi e non mangiavo. Me se strenzeva il cuore, infelice ero, povera mi. Tormentata come piante, assassina anche di piccia, e per niente. E per castigo, piccola sono restata, ridicola e pianzò. La trombetta. Con il cuore, una trombetta stonata. Non posso parlare di amore. Se mi salta la voglia di cantar, trento in sta trombetta mi spriso una spudata. Non posso parlare di amore. Sul banchetto a tre. Posa la testa sulla mia spalla, riposite, stasera. Vien qua su sto banchetto a tressi davanti al mare, sto mar de barcola. Senti che bello, che pace. Finché dura, boh, un de qua, un de là. Te ciapo per mano, te ciapo per mano, te succo, te strasino, te porto qua di mia, amor mio, lontan che te sei, non te senti, non te senti sto mio zucar, sto mio ciamar, sto mio spetar, non te fa pena. Son così una buona putela, brava, ordinata, netta, i labri me sa de bon, cosa te spetti, te vuol che moro? No moro, no mio bel, ma il mondo è cambia.
fa presto. Te spento, l'orologio cori, il cor me trema, aperto, spalancato. Mi trema i polsi, zenoci e gli oci, come stanchi stasera. Poter diventar piera, piera dura, ferma, che s'aspettar. Poter diventar polvere, polvere d'etera, portata via nel vento, drento nel mar. Poter diventar mar, acqua granda, che specie al ciel celeste in volà, e con le stelle e col sol. E su, per tante vele che naviga di qua, di là, le barche, tutte le semie, fate per il mar le sei, di su me le polciore, sempre mie, che le sia qua, hola. La vita è una roba complicata. Se dorme, se si sveglia, se lavora, tutto par lisso. E invece i giorni si distura con la lume, e il tempo il passa e il svola, e il meglio venirà. E invece non sei un incroparsi, un disgroparsi, un perdersi per strada, un ritrovarsi, un'ansia maledetta, se resta senza pia, se resta, se torna in trio, se corrivanti, se si stanca. Come che se si stanca? Podia star sola la sedia, rende la tola d'ostaria, e ti depata lì, sotto la pergola del settembre, e dopo i ceri rossi del vino, parlar volia con te, del sol, del ciel, del mar, di useleti, un parlar così senza principio e senza fine, in fase volia star con te, il braccio a pindolon oltre il schienal, e guardar lua de sola, e poi sparir voria nell'ombra della sera, sorbiti trento in ela, come mai stai. Senza principio, senza fine.
passo dal schienale, guarda giù ad esora, e poi sparirò via nell'ombra della sera, sorbiti dentro e nella, come mai stai? Anita Pittoni nasce a Trieste il 6 maggio del 1901. Suo padre, Francesco, era ingegnere e socialista convinto, come lo zio Valentino, deputato al Parlamento di Vienna. Spirito libero, talento artistico eccezionale, guidato da folgoranti intuizioni sul piano pratico organizzativo, si dedica con successo all'artigianato artistico con un proprio laboratorio. Ha ereditato la disciplina, l'indipendenza di pensiero, l'ossessione per la precisione che mette nel lavoro dal padre, che lei ricorda nella sua lunga poesia El Passetto. Nel 29 Anton Giulio Bragaglia la chiama a Roma, dove Anita realizza una mostra e i costumi per la prima nazionale dell'opera da tre soldi di Bertolt Brecht. Si sente nel suo lavoro che Anita viene dall'ambiente artistico. La conoscenza dell'arte futurista e certe consonanze con l'invenzione di Fortunato De Pero sono evidenti. Nelle sue creazioni sperimenta ardite invenzioni tecniche. Propone abiti sportivi da pomeriggio fatti con fibre inedite, lavora la canapa, la juta e la ginestra filate insieme a lana e fili metallici, rame, argento e oro, con effetto di sorprendente morbidezza. Le sue creazioni compaiono accanto a quelle di Guccio Gucci. Anita Pittoni si impone presto all'attenzione degli architetti. Lavora per il prestigioso gruppo BBPR, formato da Banfi, Belgioioso, Peressutti e Rogers, e poi con Albini e Umberto Nordio, che con Anita inventa questa tenda a pantografo. E ancora con Agnol Domenico Pica, che le dedica queste parole. All'inaugurazione della Triennale di Milano del 40 è accanto a Mussolini, che vuole vedere da vicino il famoso pannello delle aquile da lei realizzato con filo d'argento ed acciaio brunito. In quegli anni Anita Pittoni partecipa a tutte le competizioni e rassegne internazionali, ottenendo riconoscimenti e premi al più alto livello. Uno per tutti, il Grand Prix alla Mondiale di Parigi del 1937. Negli anni che seguono, i consensi si traducono in fruttuose committenze e le sue opere trovano posto in collezioni private e pubbliche. Il suo pannello monumentale dedicato a San Francesco decora a tutt'oggi l'Aula Magna dell'Università di Trieste. Sospende l'attività durante la guerra e nel 49, nel particolare clima della città giuliana martoriata dagli eventi postbellici, Anita Pittoni è spinta da passione morale e si inventa editore. Lo scopo è quello di pubblicare autori poco conosciuti delle terre giulie ex austriache, per contrapporre al disordine l'ordine della cultura, alle menzogne la verità dei documenti. Nascono così le edizioni dello Zibaldone. In più di 20 anni usciranno una trentina di titoli, forse pochi, ma sufficienti a farli entrare nel mito. In una delle librerie più esclusive di New York dei primi anni 60, di libri italiani esposti in vetrina ci sono soltanto i titoli dello SBE di Anita Pittoni. Croce, Salvemini, Bernard Berenson, Bobby Bazlen, Montale, Carlo Levi, Guttuso, Gavazzeni, Ungaretti, Alfonso Gatto, Vittorio Sereni, Mario Luzzi sono alcuni dei destinatari eccellenti del suo smisurato epistolario. È stata la compagna di Gianni Stuparic per quasi 20 anni, fino all'anno della morte dello scrittore nel 61. Dimenticata da tutti, in solitudine, Anita Pittoni si spegnerà l'11 maggio 1982. Aveva da poco compiuto 81 anni. Un giorno, siccome io allora andavo, studiavo il canto e quindi approfittavo sempre tra un telegramma e l'altro, tra un espresso e l'altro, di andare dal mio maestro di canto in via Geppa, vicino alla posta, a fare un po' di vocalizzi. Quindi approfittavo del lavoro statale per
imparare a cantare e un giorno dimenticai le bozze della Pittorni nella mia borsa e gliele consegnai con un ritardo di tre quarti d'ora. Ecco, si immagini oggi le giornate di ritardo che impiegano gli espressi. E allora la Pittoni, il giorno dopo, andò in direzione e mi fece un reclamo e presi la multa. Quando lei venne a sapere che io avevo preso una multa da lei perché andavo a studiare il canto, lei da quel momento non si dette più pace. Ogni momento, povero figlio, e mica ho fatto avere una multa, e lei l'andava a studiare, e la canta così bene, e la sei così bravo. E insomma cominciò a introdurmi nei suoi salotti, conobbi Grisancic, conobbi Pieri e tanti altri giovani artisti di quella volta, di quel tempo, tutti che facevamo gavetta. Talvolta il livello della sua prosa richiama Clarice Lispector e Karen Blixen. Talvolta i suoi versi diventano il testo simbolico di una triestinità tormentosa. Te vuol partir? Dar via de Trieste? Te garagiò, parti, va. Te tornerà anche a te. De lontante penserà, te vedrà tutto. Tutto quel che non te vedi adesso. Te vedi sto muretto? Sto muretto de Pierre lungo sta strada che taglia al cielo. E quei due alberi, trio, leggeri, contro del cielo. E sta strada che va in su, che la finissi in cielo. Roba de niente, no? Anche questo te penserà, patindo. Te vuol far strada, te vuol diventare qualcosa, te ha ragione. Parti, va. Te tornerà anche a ti. E quel qualcosa che te sarà, qua de nuovo te cascherà de dosso come la strassa. Questo se il bel te vedi, questo se il bel de sta città. E questa se anche la summa l'ora. Torna.